La nostra estemporanea filmica, NEF. L'ultimo rigo lo facciamo dopo. Questi sono tutti che si appunto è tutto uguale, visto? Sì. A 3 però, A 3 a 3. Mi sa che è meglio così. Ok, quindi ci siamo. Io dovrei adesso aggiustare una cosetta con te in un punto, dei bassi, e allora vengo giù. Questa battuta qua. Dunque, quindi tu c'hai solo l'inizio e poi non continui? No, tutte pause, poi tutto il 6 ottavi e ne ho 8 e poi entro su sol, re, do, si, do. Ok, vuoi aprire anche questo, il midi? Che magari... Sì, ce lo mettiamo. Ok, partiamo sul levare della battuta prima. Ok, voglio sentire una cosa se è venuta. Che era prima. Questa. Sì, tirai, rara. Quindi una prima, sentiamo qua. No, questo deve fare. Ok? Sì. Benissimo. Schifo. Dai, ci riusciamo piano piano. Era buona, no? Sì. Ok. Abbiamo il Covid che non ci permette, no, di suonare tutti assieme un'orchestra, no? È tutto difficile, è stato tutto difficile, ma continua a essere. Allora, appunto, no? Questo tentativo di mettere insieme un'intera orchestra, anche se uno alla volta, però tu provi a mettere insieme un'intera orchestra, hai capito? Mi piace, no? Perché è proprio una risposta al non si può, no? Ma questa è la prima volta che stai facendo così? Beh, un'orchestra intera, sì. Sì. E sono tanti, Aha. Sono tanti strumenti. È un'orchestra intera, che sono 3 violini. Tre o quattro clarinetti, oboe, sax, fagotto, quindi tutti i fiati hai, e flauto traverso, hai tutti i fiati, poi c'hai, quindi sia ottoni che legni, poi c'hai, e i flautini, no? I flauti dolci, poi c'hai tutti gli archi, il quartetto, no? Anzi, quintetto, perché c'è anche il contrabbasso, violoncello, i violini e la viola. E c'hai pure il pianoforte, che
un'orchestra non è necessario il pianoforte, no? Invece hai anche il pianoforte e hai anche degli strumenti diciamo che caratterizzano, non tipici dell'orchestra, che sono la fisarmonica, la chitarra e delle percussioni, no? Oh. È tanta roba da voler registrare uno alla volta. È tanta roba. Sembra di sì, però magari mi è sfuggito qualche... Sentiamola, la vuoi sentire sì, in solo? Sì, sì, solo. Benissimo. Perfetto. Ah, qui abbiamo... Sbaglio, abbiamo un clarinetto solo qua. No, abbiamo un clarinetto solo. Sai, io non so mai cosa mi rispondono, perché le persone hanno altro da... O ciascuno c'ha i suoi progetti, certo, no? Ecco, quando è venuto Gianfranco, per me è stata una forte emozione, no? Perché io avevo lavorato con lui 30 anni fa in teatro, sì. No? Quindi è bello, no? Avere vecchi amici che vengono a suonare nel tuo progetto. Io conosco la musica colta. Sì, sì, no, non c'è dubbio. E metto in dialogo questa cosa che non è più o meno, è diverso. È diverso. Tutto qua. Sì, non è un ordine di valore. No! È diverso, ok? Questi amici poi, se poi appunto gli si dà anche, quando ascolteranno, no? L'impressione di aver suonato tutti assieme. Che figata! Ecco, quello è, capito? Allora c'è il dialogo, se no è un monologo. Capito? Un po' sterile. Sterile, esattamente. Dai, beh, finisce, c'ha un finisce, no? C'ha la fine, invece in questo modo continua. Allora continuerà anche. Sabato scorso ho avuto per la prima volta questa... ho sentito questo, che è possibile che succeda questo. E dai, la luna. Che fortuna avere la luna. Qui hai dei passaggi... 5 quarti, no cos'è? Sì, 5, no, boh. 4 e 3, non mi ricordo più. Aspetta che ci arrivo anch'io. Qua 5, 6, 1, 3, qua 5, 1, 2, 3, qua 5, 6, 1, 2, 3, qua 5, 1, 2, 3, qua 5, 6, 1, 2, 3, qua 5, 1, 2, 3, qua 5, 6, 1, 2, 3, qua 5, 6. Pa, 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 che pa. Pensa che pa 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 pa. Buongiorno. Adesso andiamo alla ura. Andiamo a fare musica. Un po' di suoni, sennò Paolo ci caccia. Sentiamo da lì e tu parti a registrare. Sì.
Ah, che bella! Che fortuna! Voglio la luna, la voglio toccare. È un treno, è un freno. Oh, scusa, si è interrotto il computer. Voglio la luna, la voglio toccare. È un treno, un freno, un dubbio massale. L'ascolto e mi dice di vecchi rancori, rumori noiosi, inutili pesi. Me l'hai fatta fare difficile però, perché non avevo il piano e quando me ne sono accorto mi sono spaventato moltissimo. Ma sei bravo, non ne hai bisogno, ormai sai. Andava bene, eh? Sì, era buona. Sì. La roccaforte, la guerra, le armi, inutili... No, sbagliato, dai. Però dai che mi avvicino. Voglio la luna. Voglio la luna che basta volare. Voglio la luna che basta volare. Voglio la luna ma come i bambini. Voglio la luna ma come i bambini. Nel pozzo, nel cielo, di posio vai. Nel pozzo, nel cielo, di posio vai. Nel cielo ti posio vai, ti posio vai. Io ho scelto queste canzoni per questo motivo, rispetto a quelle che ho fatto, tutte quelle che ho fatto. Ho scelto queste perché sono un po' così. E le canzoni popolari, diciamo, italiane, hanno questa modalità qua, in cui c'è una voce maschile portante e una voce femminile che armonizza un po' nei ritornelli, in alcune parti. Ma in maniera molto semplice, molto, molto semplice. Capito. Per cui Lilla è bravissima a fare questo e quindi è, ecco. Mm-hmm. Io... Questa è verosimilmente questa o no? È quella che dobbiamo registrare adesso. Benissimo, allora lui deve fare una cosa diversa e io devo fare... Io dovrei fare che piena, quello che stava per fare lui. Che mezza che piena! No. Che mezza che piena, che mezza che piena, che dimmi che fai. Che mezza che piena, che dimmi che fai. Siamo pronti. Bene. Voglio la luna e subito adesso un salto. E dai. E dai. Come polpi Lilla. Ma la corona che porta fuori tutto. Quella corona lì. Ma ti cambia il ritmo, ti cambia il tempo del pezzo. Cambia il tempo del pezzo. Ok. E adesso cerchiamo di capire come fare, ma dobbiamo rimettere tutti i cambi di tempo. Io lo lascerei come era prima. Dai. Umano. Dai. Senti, no?
Taratatan, tarapapatai, taratatan, tarapapai. Lo okay. Staccatino così è giusto, va bene? Sì, sì, va bene, va bene. Ok. Sembra buono, no? Sì, perfetto. Sentiamo come si attacca. Adesso l'attacchiamo. Brava, bravissima, brava, ah, bravissima, fatto. Brava, grazie. Bravissima. So che tu hai papà e mamma, no? E fratello. E il fratello pure, violino. Mi sono circondato. Per me il violino è il nostro strumento principe, perché così è successo e boh, no? Certo. Però questa voce qua, no? Madonna mia, porca miseria. Armonici, avevo ecco questa domanda sugli armonici perché Massimo, je suis l'arrangiateur. Salve, no, mi chiedevo, questi armonici sono quelli naturali, giusto? Quelli naturali, ok, sì. Perfetto, va bene, grazie. Primo violino, secondo leggio. Toglierti? No, il pensiero, perché vabbè, tanto ora sono tutte così, sono tutte rognose. Ma non ti preoccupare. Quindi ora mi devo togliere tutti i pensieri. Adesso ci divertiamo. Esatto. Pa 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 pa. Fa il piano, i violini e tutto quanto. Non lo sento. E poi inizi te. Partiamo. Posso sentire inizio. Allora prima una volta? Sì. Hai Ho capito, la quarta battuta no. Comunque leggi.
Oh, non farmi arrabbiare. Ma ti sembra il momento? Solfeggio. Ti sembra il momento? Ma è certo che è il momento. E questo è il momento. Imparare a leggere, proprio adesso. Sai leggere benissimo, stupida. Vai. Andiamo. Madonna, che bellezza! No, ho sbagliato due cose. Ma noi non ce ne siamo accorti. Ma io sì. E allora? Allora le devo risuonare. Quali sono, secondo te? Devo risuonare dalla terzina. Perfetto. Però questa la teniamo, all'inizio della terzina, sì, c'è un po'... sì, sì, sì. Dai! L'intro inizia. Poi c'è qua, due battute di piano e poi inizia. Chiamami sai... Allora... Chiamami sai, ci farei coi fanali giocare col muro del mare. Chiamami sai, ci farei con le mani mangiare ciabatte domani. Beh, fermiamoci qua perché poi adesso diventano tutto costruito, invece dobbiamo costruirlo il resto. Forte nell'aria, non so cosa c'ho. Adesso mi sembrava intonato. No, infatti non è male. Più che altro bisogna vederlo con la tua voce. Posso provare subito? Sì, faccio questo. Sì. Ti do le note se hai bisogno. Non c'ho bisogno, se no. Più giù di lassù. Perfetto, e adesso io faccio la seconda voce su di te, capito? E ti ricordi? Sì. Prendimi, sosta così, vado. Spingi, spingi nel mare, più giù di lassù. Io devo fare. Tu do, sol, do. Chiamami sai, chiamami sai, chiamami sai, chiamami sai, ogni sogno ti risogno, chiamami sai, chiamami sai. Chiamami sai. Perfetto. Vogliamo provare a mettere anche il colpo iniziale? Perché secondo me non è male. Perfetto. Non so cosa c'ho, come colpi la colpi di forgiati battuti strani. Tata pum 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 pum. Tata pum 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 pum. Non è proprio con la voce. Certo. È un pochino più ricco, lui deve fare ta ta tan tan ta tan tan ta ta tan tan ta tan tan. Questa la metto dopo. Sì. Allora, la strisciata deve finire quando iniziano a cantare. Prendimi. Com'era? Eccoci! Ciao Paolo, buongiorno! Bene, te? Ma quello zaino? Lo zaino del mare. Non lo so che intenzioni ha, busso le creme. Pensa se portavo l'ombrellone. È andata meglio. Va a campare a pelle, no? Bene, bene. Ciao. Benvenuti. Grazie.
era dove dovevo dare un altro casino qua, vedrai che casino. Questo è pieno di corone. Quante battute prima? Che... Adesso due. Ok. Un, due, tre. Ecco, dai, andiamo. Esatto. Allora. Ci siamo? Pronti? Andate a 72 allora. Sì. Dove vivevo da re. Cioè è quello che dobbiamo fare, costruire un po' insieme okay. Questa intro, ok? Ecco. Tanto l'accordo è sempre quello. Devo solo rifare una battuta che mi si è incastrata la chiave, scusate. Dove? Posso doppiartelo, posso fare un altro? Il tremolo iniziale? O ti doppia. Piace che sia solo uno strumento, però così, in questo modo è più omogeneo come tremolo. Sì, infatti io pensavo di farti fare con due corde, però... Ah, due corde? Sì. Proprio mi ricordo? Ok, che l'ho lasciato vibrare. Fammi un po' sentire come viene. Oh, prima l'ho fatto così. Sì. Magari adesso lo possiamo doppiare solo sul sol vuoto. Secondo me sì. Non è male. Ciam ciam cia, ciam 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 cia, ok? Tiam pam pam pa. L'effetto deve essere questo, ma appunto è questa cosa qua. Tiam tan tan ta. Stiamo andando, ok, sì. Ok, era dove io andavo. Per cui appunto in questo punto tu riempi, mentre la voce fa mao pussa via, mao pussa via, no, pussa via. Invece il violino riempie di suono. Ya 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 ya. Quindi va bene che sia continuo e non staccato, ok? Irai rara tai ri rai ri. Ok, lo provo un attimo, così.
Bene, bene. Non so se era meglio prima adesso. Boh, forse prima. Prova. No. No, 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 no. Più bello prima. Sì, sì. Okay. Sì, sì, perché la canzone fa così. Ma oh, pussa via, ma oh, pussa via, shalala, shalala. Ci sono anche le parole? Sì. Wow. Ah, sono canzoni, sì. Ah, ma tutte? Tutte. Ma dai, che sorpresa, non lo sapevo. Ah, che bellezza. Sì, sono tutte canzoni. Cioè, questo è un arrangiamento orchestrale per canzoni. Che bello. Sì, sì, wow. Sì. Cantate da Benedetto, tra l'altro, quindi. Davvero? Sì. Canterò, wow. Canterò male io. No. Un attimo, va bene, fare di nuovo. Vai. Sta buono. Ottimo. Adesso? Boh, mi sa che c'è la scala, no? 84, poi ci sono altre 11, poi 94, 95, 96. Ti mando la prima. Perfetto. Era dove vivevo. I piedi di brace, mi giro nel letto, che porta consiglio, fa caldo, fa freddo, e la strada in salita, grr, 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 era dove vivevo dare, era dove vivevo dare. Io faccio cucù. Non ho detto, ho capito. Un, due, tre, un, due. Cucù, cucù. Era dove vivevo da re, cucù. Era dove vivevo da re, cucù. Cucù. Era dove vivevo da re, cucù. Era dove vivevo da re, cucù. Era dove vivevo. Lo facciamo adesso e lo usiamo dopo. Adesso quest'altro e mi dai un click. Sì. A parte all'inizio, ma continuamente. Io ce l'avrò sempre questo. Quel più lento. I pompara la ti la ti ta ta ra ta ta. No, tutto a tempo. Quindi è tutto a tempo. No. Adesso partiamo dalla sposa. La sposa è tutto uguale, si ripete, beh, insomma. L'inizio è tutto uguale, poi dopo. Vabbè, dai, ci mettiamo un attimo, su. Dai due battute? Sì, scusa. Due, due. Due, benissimo.
ripartiamo da capo. Ok. Andiamo. Vai. La sposa, assieme a te, c'è un flauto, un primo clarinetto, un secondo clarinetto, appunto il trombone, pianoforte e la fisarmonica. Pianoforte e fisarmonica sono già registrati e li sentirai. Purtroppo flauto e clarinetti non ancora. Basta, quindi ce li avrai in MIDI, ok? Ok. E quindi suoneranno loro su di te. Si è sentito come all'inizio? Pa 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 ra, pa pa, e poi è tutto uguale. Pi pa pi pa 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 ra, pa pa. Ok. Pi pa, quindi ce ne basta uno buono. Ok, adesso te lo ridiamo, eh? Ok, allora pam 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 ce l'abbiamo. Invece adesso concentriamoci sul pa pa ra pa pa pa. È anticipato. Pa pa ra pa pa pa. Esattamente così. Ok, vediamo un po'. Adesso la montiamo, un secondo. Questa è buona, ad esempio. È buona. Anche. Questa, sì. Questa è una delle due, dimmi, posso tenerle tutte e due? Tienile tutte e due così le alterniamo, perché questa ce l'abbiamo 5 volte nella canzone. Massimo gli hai tolti a Lilla. Sì. Ho capito. Era un flauto e due clarinetti. Ho capito, però è la melodia, è quella. Cioè, è, lei fa proprio quello che va fatto. E se, guarda che, sì, è vero che sbatte, però proviamo a risentirlo. Se no cosa potresti fare? No, io ci metto un fa diesis. Questo è invece di... Aspetta, pa 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 pa. Adesso vediamo un po' Lilluccia. Bisogna cambiare una nota. No? Pam 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 pam. Così è. Ok,
che guarda dal cancello. Lui la tele con Fiorello. Lui scazzato, lei sgomenta. Casa senza fondamenta. Nata l'anno del fattaccio, strutturata un po' così. Vede un pullman su due piani, ma che chiesa è quella lì? Lei che un giorno è stata sposa, nella chiesa ha detto sì. Il cancello adesso è aperto. Ah no, qui dobbiamo... Ah no, sì sì, qui lo faccio prima io e poi lei ci mette l'armonizzazione, giusto? Sì. Sì, okay. Sì, dai. Di qua dal cancello. Ai ai ai, pettinata. Di qua dal cancello. Si gioca a volano. Di qua dal cancello. La base è assicurata. Di qua dal cancello. Guardiamo la TV, guardiamo la TV. Bravo, 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 bravi tutti. Bene, ci seguo. Grazie. Ciao. Esatto, così. Staccate queste note puntate? Staccate, ok. Deve essere più ritmico che sonoro. Ah, ok. Cioè... Esatto, esatto. 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 Bene. Col violino, ma perché è il numero uno. Un po' più forte, più piano. Esatto, okay. E non continui, è come se ci fosse un po' una pausa, ma non chiamiamo la pausa, sì, facciamo proprio sì. Wow, okay. Wow, dai. Dall'alto, dai colletti sporchi, sbirci nelle case,
le case del primo piano, sbircio nelle case, le case del primo piano. Soprattutto l'ultimo, le case del primo piano. Che elegante là sotto. Non so cosa... Hai detto la frase? Non so cosa devo fare? No, l'ho detta, se tu te lo ricordi. La parte finale non mi ricordo. È scaramantica. Non so cosa devo fare. Adesso vedi, perché era un po' strano. Non sa cosa deve fare, non lo sa cosa deve fare. Non lo sa mai cosa deve fare. Proviamo, vai. Vattene. Le case del primo piano, sbircio nelle case, le case del primo piano. Tutta la battuta. Ma non... Ma siete sicuri? Proviamo. Domani forse cadranno valanghe. Ma non... Questa notte è terrena. Fico. Stiamo. La vogliamo sentire. Le montagne di ghiaccio. Ghiaccio, ghiaccio, neve, tutto è bianco. Il manto della terra, tutto è bianco. Offre scintille alle stelle, ghiaccio, neve, neve, ghiaccio. Accendo la mia luce. Domani forse cadranno valanghe, ma non questa notte serena. Domani forse cadranno valanghe, ma no, questa notte è terrena. Facciamo tutto. Forse lo rifacciamo con le mani separate, sto pensando. Vediamo, sentiamo com'è. Perché mi sa che... Sì, possiamo fare due tracce? Partiamo da qua, e questo glissando un pochino più gigione, ok? Più zicano, più zingaro, più esplicito. Ok, prova un attimo. Prova un attimo. Esatto, quindi più lento, ok? Più nel tempo. Thank you.
possiamo rifare, scusate. Sì, ma va tutto benissimo, eh. A me va bene quello che hai fatto. Sì, mi sono impicciato le ultime due. No, sì, sì, certo. Quindi rifacciamo solo quest'ultimo pezzetto. Ok, se ti andava bene... Direi proprio di sì, mi sembra che funzionasse bene. Sì, sì, era esattamente lì. Quando c'hai il fa, è un fa, do, re, mi, fa, si, fa, 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 sol, la, si, fa, 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 sol, la, si, fai proprio fa, 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 sol, la, si, fa, 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 sol, la, si, ok? Io direi di rifarlo, attenzione che non c'è il punto neanche dopo la nota, quindi pa 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 pa, non è pa 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 pa, ok? Dai. Perfetta. Secondo clarinetto. Allora, secondo clarinetto. Bravissima! Bene, no? Ottimo! Penso che sia uno della mia generazione. Ok, siamo pronti. Pronti! Se penso al sole... Se penso ai sogni della mia generazione, rivoluzione, cambiamenti e pace. Se penso che a quell'epoca era un senso far rivivere cambiamenti e pace. Se penso che a quell'epoca era un se. Na 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 na. Da convinta hai detto? Sì, convinta, okay. Già in alto. Convinta. Ah, devo fare... Ah! Convinta! Ah sì? Ah, ok. Forse è meglio, sì. Sotto le stelle ad ascoltare il vento. Convinta che ogni uomo in fondo in fondo. Convinta che ogni uomo in fondo in fondo. Hai registrato tutti i pianoforti? No, volete volare! No. Ah, ti manca volete volare? E non siamo riusciti a far niente! Vediamo di che si tratta! Vediamo di che si tratta! Questo accordo... Vorrei una granita di agrumi! Ho voglia di te! Che profumo! Vorrei una granita di agrumi! Ho voglia di te! Tarirarira! Che profumo! Ok, abbiamo finito il pianoforte. Battuta 99. È sempre lento? No, devo fare le altre cose.
allora fai quelle scritti, che ci sono scritte, giusto? No, esatto, questa. Quindi a seconda il pianoforte, esatto, a seconda la punta. Con sì, la sì. Barra, proprio chitarra da spiaggia. Va bene, va bene. Questi sono quelli aperti, lunghi a voi. Sì. Poi quando inizia la cosa fa una cosa del genere. Non ci mette neanche il basso, ma solo così, la triade. Esatto, esatto. Sì. Hai sentito nel sì, molto ritmico. Diventa molto una marcia, no? Però invece le parole e invece è molto popolare, molto per cui c'è un po' questo contrasto, quindi teniamo lo suo contrasto, quindi proprio tan tan tan, se tu fai l'accordo stoppati, così come, guarda, come così scritto, stoppati che vieni interrompere so. esattamente così benissimo, proprio okay. È l'amore fra la chitarra e la fisarmonica. Molto bene Gaetano, mi è piaciuta molto. A te? Ah, poi la risentiamo domani. Ok. Andiamo avanti? Sì, direi di sì. Ok. Capito? Così si fa, porca miseria! Perfetto. E lì dagli una manata e vedi che esce fuori. Quello è. Così. Ecco. E questo è. Perfetto. Inizia il trillo con questo Mi diminuito, lo tieni a lungo perché lui deve parlare qui, quindi fermi, rallentato. Tararira. Mi fa diesis il treno? Sì. Esatto. Io farei ta ta ti ta. Che profumo, cioè lo chiude proprio, sì, non calando, sì, non calando di intensità, ok? Se quell'ultima nota la tieni alla stessa intensità finché la chiudi. Sull'ultima nota devi entrare? Sì, sulla nota del flauto, l'ultima nota del flauto. Esattamente. Hai
fidati di me, della mia voce. Cominciamo a provare la voce. Vediamo cosa dite. Che ore sono? Mezzogiorno e mezzo. Allora, vediamo se la posizione va bene. Sì, perfetto. Messo così, l'altezza del microfono, mi pare giusto. Sì, mi sembra di sì. Sì, è giustissima. Voi dovete dirmi, sinceramente, cioè dobbiamo trovare una strada. Sinceramente te lo dico io. Grazie. Bellissima, sì. Ok. Ah no, io devo stare senza questo. Io voglio lo stress, di stress. Vorrei dirti di me, della mia voglia d'amore. Ottimo. Allora, vorrei volere, 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 volare. Questo sarà a due voci. Inutile che Lilla fa no, no, no. No, perché no, no, ma questa cosa velocissima, io non ce la faccio. Sì, ce la facciamo benissimo. Per cui quello, diciamo, vabbè, abbiamo capito, insomma. Che bocca, che bocca, che fame, che fame, che fanno di te. Ma non era, scusa. Che fanno di te, che fame ho di te, te lo sei dimenticato. Dai. Terza strofa. Un secondo soltanto? Sì, sì. Vorrei piangere per sempre, che ridere. Ricordi, ricordi di te, di me. Le stelle, i gabbiani, ti amo, mi ami. Vorrei volere ancora, vorrei volere. Ma l'ancora è lì, sdraiata sul fondo. Cosa c'ha sdraiata? Mi sembrava stonato. Ah, ma l'ancora è lì, sdraiata sul fondo. Questo. Dai, rifacciamo. Dai. No, no, fammelo sentire. Te, 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 te. Volere bambino pirolli di sabbia. Te, 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 che ancora voglio di me. Me, me, me. Niente, di nuovo. Te, 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 che ancora voglio di me. Me, 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 che ancora. Questo era meglio, mi sa. Vabbè. Ci sentiamo? Sì. Il mondo non vuole, il mondo è. Allora perché tutto questo volere, 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 volare, volere, volere, volare, volere, volere, la voglia di te. Volere le voglie, le veglie d'amore, volere la. Che profumo. Senti, no, ma allora appunto ritorniamo a questa cosa qua. Questo che stai dicendo te lo possiamo fare con la voce di Lilla. Che dai, c'è? La nota nei due ritornelli. E che devo fare? Devi farla. Dai, lo sai benissimo. No, 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 non lo so. Aspetta, lo sai devo tu. Sentire. No, non lo so, ma non so cosa, quali parole devo dire. Tu hai tutte. Ma io non lo ma non lo po- no, dai. Dai, 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 dai. No. Dai, l'abbiamo fatto. Facciamo perdere. Non lo so, l'abbiamo. Non ce la faccio. Ma smetti. Dobbiamo Madonna fare. Mia. Vorrei volere, 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 volare, volere, volere la voglia di te, volere le voglie, le veglie d'amore, volere la pancia riempire di more, volere una mamma che nutre il mio cuore, volere pucciare, volere ciucciare, volere bambino piroli di sabbia, volere te, che voglia di me, volere me, volere me, volere me, che ancora ho voglia di me. Volere me, volere me, volere me. Volere, 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 volare, volere, volere la voglia di te. Volere le voglie, le veglie d'amore. Volere la pancia riempire di more. Volere una mamma che nutre il mio cuore. Basta. Finito. Senti, allora, vabbè, io ti farò sapere per Nicole se riusciamo la prossima settimana a fare una data. Io però ti prenderei un... Che ancora voglia di me. Oppure... Allora, vado a prendere. Vengo a prendere il telefono per vedere sì. Cosa facevo sì. Ieri. No, no, ah, ok. Te lo do io. Ah, grazie, sta in quella borsetta. Arrivo. Grazie. Andavi sulla voce, sai, Raffa, quindi. Non... Adesso come senti la voce te lo ricordi. Comunque è questo. Faccio questo. La partenza. Poi c'è questo. E poi dopo passi. Tan tan tan, perché dopo passi a quello, no? Più che altro è importante secondo me come hai fatto qua pum 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 ti ti pum 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 ti 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 pum pum. È bello se c'è questo cambio alla fine. Credo. Credo.
un po' prima. Vorrei piangere per sempre. Che ridere! Ricordi, ricordi. Sì, sei ottava. Vuoi più battute prima? No, no, adesso ho capito, sempre okay. Due. Posso chiedere di abbassare un po' perché non mi sento? Sì, va bene. E il primo, la prima frase, la seconda andava bene, la prima, ma rifacciamo tutto, però sì. La prima frase, legala un po' di più, no? Ok? Andiamo. Di comoda, ti mando la base, dimmi tu se volumi, se alti, bassi, chiaramente vediamo. Benissimo. Okay. Una porta del vagone si apre e si chiude sul treno che corre. E a tratti io mi vedo sul vetro della porta. Di nuovo. Una porta del vagone si apre e si chiude sul treno che corre. E a tratti io mi vedo sul vetro della porta. Come la vedi mercoledì prossimo? Guarda tu. 31. Oggi è il 27. 31. È sparita. Vediamo un po'. Ho 31 l'uno. Ecco, adesso ci sei di nuovo. Ode.
E poi veniamo a volere volare. Dai, ok. Ode allora. Allora, ode, caro maestro, è piano e voce. Senti? Sì. Ok. Proviamo, vediamo cosa succede. Ode? Sì. Ok. C'hai due battute fuori e poi parte, giusto? Sì. Ti lasciamo tutto il pezzo sotto o vuoi fare le singole frasi? Col pezzo sotto e poi le facciamo, saltiamo tutte le pause. Sì, benissimo. Vediamo se ci capiamo. Ok. Benissimo. Bravissima. Va su di un tono. Lai 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 un click fuori da tre. Sì, ti dà due click da tre, due battute di solito ti dà da tre e poi ricomincia un tono sopra. Guardiamo. Alzalo tu, sì. Però vediamo anche se ci piace come suona. E deve essere un po' un crescendo? Sì. Quindi una cosa del genere. Va bene? Va bene così. Ok, andiamo avanti. E certo c'ha ragione, gli occhi fanno molto. Se non li vede, non... perché ci sono anticipi e ritardi, capito? Flavio, se tu pensi da adesso in avanti di lavorare meglio avendo anche il click, noi te lo mettiamo sempre. Se è possibile, sì. Ok. Sì, sì. Così vado più diretto magari quando ci sono le pause. Sì, sì, ok, sì. Perfetto. Senza che mi chiedo se ci sarà un... Sì, e comunque ho capito quando dici servono anche gli occhi, sì, effettivamente. Adesso il piano vedevo a volte anticipa, a volte ritarda, e quindi tu che devi fare... Il battere non puoi intuire se non vedi. Sì, effettivamente è vero.
Noi siamo pronti quando vuoi. Ok, grazie, ci sono. Okay. Aspetta un secondo, allora. Fai un piccolo rallentando. È come se ci fosse. Aspetta, okay, aspetta, vengo lì. Vengo lì, sì. Fai ri ra ri, dai ri, rai ri, rai ri, rai ri. Ok, lo provo un attimo, così. Bene, bene. No, ma invece che bellezza. Io vorrei renderti consapevole, ma lo sai già, che in questo lavoro di arrangiamento, suonando tu il violino, sei il, diciamo, in un arrangiamento orchestrale, il primo il violino, no, è lo strumento principe, già l'abbiamo detto l'altra volta. Quindi tu sei un po' di ansia addosso alle responsabilità. No, non è ansia, perché l'ha già fatto, no? È una bellezza, no? Ecco, e quindi mi sono accorto che non solo sei lo strumento principale, ma sei il più giovane che partecipa. No? Ah, che bello. Non tanto più giovane, quanto sei la nuova generazione. Io ho una figlia della vostra età, quindi appunto, no? C'è questo passaggio di consegne che per me è importante, cioè tutto quello che faccio io da che sono diventato genitore ha un senso se racconta qualcosa alla nuova generazione, se no non ha alcun, cioè che me lo racconta a me non me ne frega niente, no? Ecco. Io guardavo sempre i miei genitori e mio fratello che si esibivano insieme, stavo fra il pubblico e battevo le mani a 4 anni, finché un giorno sono tornato a casa, ho preso, noi abbiamo una vetrina con dei violini, ho preso uno dei violini della vetrina, l'ho sbattuto sul tavolo e ho detto: tu adesso mi insegni a suonare il violino, perché mi ero stufato di applaudire. E quindi da lì, insomma, ho iniziato. Amore, odio, gioie, dolori. Quello che ti dicevo prima, allora, è proprio questo. Per te adesso sono scontate le nostre cose e ce ne racconterai alla nuova generazione delle altre. No? Ecco allora la bellezza di questo passaggio generazionale, no? Perché si va avanti. Si arricchisce sempre di più. Sempre di più, no? Che bellezza. Tutto è bianco.
Ciao. Ciao Ben. È Lilla. Lei non vuole uscire. Non vuole più andare via.